Moto con più di 20 o 30 anni di anzianità. Oggi è sempre più complicato districarsi nella giungla di disposizioni che regolamentano il possesso e la circolazione delle moto storiche. Io sono Alex e in questo video voglio aiutarti ad uscire da questa giungla e capire come poter usufruire delle agevolazioni previste per i veicoli storici. Prima di iniziare ti ricordo che se ti piacciono i miei contenuti e vuoi supportare il canale, puoi farlo iscrivendoti dal pulsantino qui in basso a destra. Mi farebbe davvero molto piacere. Andiamo a parlare di moto storiche. Partiamo con una premessa e una piccola precisazione. Noi in Italia siamo abituati a chiamare moto d'epoca o auto d'epoca qualunque mezzo motore abbia più di 20 o 30 anni di età, ma non è esattamente così. Se poi vogliamo andare a ben guardare la definizione moto d'epoca e auto d'epoca, non è la più corretta, in quanto per la normativa un veicolo d'epoca è classificato come veicolo atipico, quindi un veicolo che è stato tolto dalla circolazione, cancellato dal PRA, Pubblico Registro Automobilistico, e può circolare solo in determinate condizioni, ad esempio all'interno di eventi particolari, raduni, eccetera. Quindi mettiamo un attimo da parte la definizione moto d'epoca e ci concentriamo su moto storica di interesse collezionistico, di interesse storico. Anche qui in realtà è un bel ginepraio, perché Federmoto, quindi FMI, che è l'ente in Italia preposto a gestire tutto quello che riguarda le moto, a partire dalle competizioni per arrivare fino appunto alla gestione dei registri storici di moto di interesse storico, anche Federmoto, all'interno dei propri regolamenti, delle proprie circolari, pone i veicoli storici in diverse categorie. Non è facilissimo orientarsi in base all'anno di fabbricazione, perché fa sempre fede l'anno di fabbricazione, non tanto l'anno di immatricolazione. Quindi all'interno dei regolamenti FMI sono classificate in base a quando sono state costruite. Quindi ci sono storiche, postmoderne, moderne, ce ne sono davvero un sacco di classificazioni. Vi lascio qui sotto nella descrizione video il link alla sezione epoca, che anche già Federmoto la chiama epoca, comunque la sezione registro storico del sito Federmoto. In modo che possiate, se volete, andare ad approfondire questo discorso. Bene, detto questo, quando la nostra moto è di interesse storico e possiamo accedere ad una serie di agevolazioni, sia per quanto riguarda il discorso di tassa di proprietà, di bollo, e per quello che riguarda l'assicurazione, per la normativa italiana deve aver compiuto almeno 20 anni di età. Quindi, se la vostra moto ne ha 17, 18, 19, dovrete pazientare. A questo punto possiamo trovarci davanti a due scenari: moto con 20 anni compiuti ma non 30, quindi da 20 a 29 anni, oppure moto con 30 anni di anzianità compiuti a salire, 30, 35, 40. Da lì in poi più o meno è sempre la stessa cosa. Nel primo caso, quindi moto con 20 anni di anzianità compiuti ma non 30, da 20 a 29, per quanto riguarda la tassa di possesso andrà pagata per intero come se fosse una moto più recente. Unica deroga, unico modo per poter, tra virgolette, risparmiare sul bollo è quello di iscrivere la moto ad un registro storico. Ho fatto un video su come iscrivere una moto al registro storico della FMI, vi lascio qui sotto in descrizione video il link per andare poi a vederlo. Quindi, se abbiamo una moto che è iscritta al registro storico, quindi con certificato di rilevanza storico, questa iscrizione è riportata sul libretto perché va aggiornata la carta di circolazione presso la motorizzazione. Ecco, allora in quel caso avremo uno sconto del 50% sulla bollo, quindi pagheremo metà bollo. Nel secondo scenario, quindi moto che hanno compiuto 30 anni, quindi da 30, 35, 40 e salire, ecco, in quel caso la moto va in esenzione automatica totale, quindi non pagherà più la tassa di possesso. Però c'è da dire che se volessimo circolare con questa moto, allora dovremmo andare a pagare quella che un tempo era detta la tassa di circolazione, quindi una vera e propria tassa di circolazione. Sono cifre davvero abbordabili, si parla dalle 10, 15, 20, massimo 30 euro. Attenzione, verifichiamo sempre perché può variare in base alla regione di residenza, sono tasse a livello regionale, quindi ogni regione può legiferare un pochettino a sua convenienza e a suo modo, quindi verifichiamo col sito della regione qual è esattamente questa tassa di circolazione, ma è comunque una cifra davvero abbordabile. La paghiamo una volta all'anno
e possiamo circolare liberamente. Per quanto riguarda l'assicurazione, bisognerà un po' guardarsi intorno, perché ci sono davvero tante compagnie che oggi offrono dei pacchetti e dei prodotti assicurativi dedicati e riservati alle moto storiche. La maggior parte richiedono che la moto sia iscritta ad un registro storico, o perlomeno che il proprietario sia iscritto ad un club riconosciuto da un registro storico. Alcune polizze offrono la comodissima possibilità di assicurare più veicoli all'interno della stessa polizza, quindi avremo una polizza assicurativa per più veicoli. In questo caso si avrà anche un buon risparmio sul premio globale. Per quanto riguarda eventuali limitazioni nella circolazione e nell'utilizzo della nostra moto storica, non ci sono particolari problemi, fatte salve ovviamente alcune eccezioni. Mi riferisco ad esempio alle normative che vietano la circolazione alle moto dotate di un motore due tempi Euro 0. Ecco, in Lombardia e in altre regioni, e credo che la cosa si espanderà un po' in tutta l'Italia, è vietata la circolazione ai veicoli Euro 0 due tempi. L'unico modo per circolare con queste moto è quella di iscriverla al registro storico. Veicolo Euro 0 due tempi non iscritto, fermo in box. Veicolo Euro 0 due tempi iscritto al registro storico e iscrizione riportata sulla carta di circolazione può circolare. Anche a livello di giornate di blocco del traffico, se il veicolo è iscritto ad un registro storico, assurdo, ma può circolare. Un altro caso che mi viene in mente è nel caso in cui avessimo davvero una moto d'epoca, come detto prima, quindi una moto radiata dal pubblico registro automobilistico, una moto che è stata classificata quindi come veicolo atipico, in quel caso allora potremmo utilizzarla per recarci a raduni, eventi, fiere o comunque solo all'interno di determinati eventi e in determinate circostanze. Quindi alla fine la convenienza di iscrivere la nostra moto storica al registro direi che c'è, ed è una cosa che consiglio di fare se ne abbiamo le possibilità. Vi ricordo che la moto deve essere completamente originale, e qui noi motociclisti facciamo un pochettino fatica a mantenere questa regola. Come sempre spero che questo video ti sia piaciuto, ma soprattutto ti sia stato utile. Se è così, metti un like e fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ti invito, se non l'hai già fatto, ad iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere una notifica tutte le volte che pubblicherò un nuovo contenuto sulle nostre moto. Ti invito anche a seguirmi sugli altri miei social, Instagram e Facebook, MRacing Motociclo Ignorante, e visitare il mio sito motocicloignoranti.com. Anche per oggi noi abbiamo concluso e ci si vede alla prossima. Ciao e grazie!